Buongiorno, vi voglio presentare un'applicazione online, ma fruibile anche da mobile, che si chiama Podbean e che permette di realizzare una sorta di blog che raccolga dei podcast. Allora vi dovrete registrare, useremo naturalmente la soluzione free che ci permetterà, questa soluzione free, di avere 5 ore di registrazione. Quindi get started for free. Io sono già registrata, quindi vado e faccio login. E dentro nella mia interfaccia. La prima cosa che devo fare è di andare in Podcast Dashboard e ha qui una serie di pulsanti alla vostra sinistra, Dashboard, Publish, Layout, Statistics, Premium e Setting. La prima cosa che andiamo a vedere è Layout. Scegliamo un layout. Vedete che abbiamo una serie di temi. I pro, però abbiamo anche una nutrita serie di temi free. Ok, vedete questi. Io ho scelto quello che avete visto all'entrata, ossia questo che mi piaceva. Voi potete sperimentarne altri, però possono cambiare i temi. Poi andate in setting. Una volta che avete scelto il vostro tema, in setting, e qui dovete compilare le option generale, dare un titolo al vostro podcast, darne una breve descrizione e poi scegliere una categoria o delle categorie da aggiungere al vostro sito. Poi potete scegliere un podcast logo attraverso l'upload. Poi avete altre informazioni che potete appunto aggiungere e date poi l'update option. Questo quindi è il general. Vedete che una volta che avete compilato, vi dà la possibilità di avere il vostro feed per poter pubblicare, ad esempio, su iTunes, il feed del vostro quindi, sito. Poi potete scegliere il player, scegliendo il colore del player del vostro. E poi vi fa vedere anche se potete connect to share your new episode to social account automatically. Quindi potete quindi connettervi ai vostri social. Qui vi dà no, questa è una funzione per che prevede il premium e poi anche ti dà la possibilità di importare i file da Dropbox. Ok, noi adesso andiamo di nuovo nella dashboard e scegliamo Publish. Con Publish, vedete, io ho già inserito due file, due podcast. Posso inserire un new episode. Volevo anche dirvi che di togliere questo che vi viene dato di default da Podbean, quindi io posso
delete di questo file, ma lo vedremo dopo, lo puoi fare in ogni momento. Comunque, new episode. Ecco, mi chiede di scegliere il file da uploadare. Cerco il file da uploadare sul mio computer. Esempio, posso scegliere microlearning. Ok. Un file che avevo già preparato, quindi metto un title, microlearning. Posso dare una descrizione, scrivere ad esempio il microlearning didattica ordinaria ed emergenza. Poi posso mettere il numero del mio episodio, in questo caso va bene 2, e altre cose sul vostro episodio. Potete anche aggiungere un'immagine mettendo magari il link all'immagine, un'immagine che avete messo magari in Dropbox, aggiungendo la risorsa oppure dalle immagini che avete già a disposizione sul vostro sito. Non metto nulla e ora faccio Publish Now. Ok, mi dice che posso avere il link, ma inviare per email, copiare l'UR e poi posso condividere sul social. Mi dà subito il link per poterlo scaricare in MP3. Qui posso scegliere il player, il colore del player. Mi piace quello che hanno messo, però potrei scegliere il rosso, ad esempio, ritorno al verde che dà un buon contrasto e quindi posso andare a vedere ora questo site, questo episodio sul mio sito, questo mio sito, vedete, lo faccio andare. Microlearning, utilissima strategia di apprendimento nella didattica. Vi permette di quindi avere dei podcast ben inseriti, una sorta di blog. Naturalmente posso share da qui, vedete sui social, e posso anche embeddare con un codice HTML nei siti questo microlearning che adesso vi mostro dalla piattaforma di Moodle. Ecco, ora potete vedere che l'ho inserito incollando il codice embed no, nella nostra classe virtuale in Moodle. Microlearning, utilizzo. Perché può essere poi inserito nei siti didattici oppure nelle classi virtuali. Arrivederci.